riesco più a fermarmi. È la prima volta che mi succede. Sono uscito questa mattina come al solito per il mio giro di allenamento quotidiano, ho corso per qualche centinaio di metri e mi sono accorto all'improvviso che non posso più fermarmi. Quando sono passato davanti all'edicola, il giornalaio mi ha detto buongiorno, io avrei voluto rallentare per rispondergli, ho voltato la testa ed ero già lontano. È strano come le persone non si rendano conto di ciò che mi succede. Sanno che sono il maratoneta della città, che corro sempre le stesse ore, seguendo sempre lo stesso tragitto. Le persone sono abituate a me. Di solito le saluto correndo, rispondo correndo alle loro domande, rivolgo loro cenni amichevoli correndo, ma questa volta davvero non posso più fermarmi. E per di più, mi è impossibile girare a destra o a sinistra, sono costretto a correre sempre dritto e chiaro, c'è qualcosa che non va. Ma che cosa? Mi è vicino ai confini della città. Tutto bene? Mi chiede il signor Kunz. No, per niente, rispondo io. Ma sono già lontano, troppo lontano, non mi ha sentito. Maledizione, non la smettono più di applaudirmi tutti quanti. La signora Cantonelli con tutte le sue esclamazioni. Com'è veloce, com'è agile, com'è grazioso. Cazzo, non ne posso più, signora, non ne posso più. Comincio ad avere le vertigini. Evidentemente il mio corpo non segue più i comandi del mio cervello. Aiuto, cazzo! Niente di meglio da fare tutto il giorno che sorseggiare tranquillamente le loro birre e i loro campari e guardare come corro io, cazzo! Smettetela! Smettetela di dire che sono bello, che sono bravo, che sono forte, che scoppio di volontà! Fermatevi perché non posso più fermarmi! Fermatemi! Vi prego, fermatemi! Evidentemente non mi sentono. Signor Pipidi! Signor Pipidi, e il panettiere mi manda un bacio? Il coglione, mi avvicino alle porte della città, ecco l'ultimo bar. Ecco l'ultima via a destra e io non posso svoltare a destra. Ecco l'ultima via a sinistra e io non posso svoltare a sinistra. Allora faccio uno sforzo sovrumano per fermarmi davanti alla porta della città. E non ci riesco. La mia ultima possibilità. I tre vecchi, seduti sempre al solito posto, sulla loro panchina, cazzo, in pieno sole. Tutte le volte che passo davanti a loro, il primo dice: molto dotato questo corridore. E il secondo: è bello come un angelo. E il terzo: vincerà di sicuro. Ma questa volta, mentre voltano le loro teste per guardarmi, io scompaio all'orizzonte. Sono comunque contento di poter guardare dietro di me. La città è una forma vaga che diventa sempre più distante. Accidenti. Sono lacrime queste. Ho cominciato a piangere. Bene. Adesso corro, piango e non capisco nulla, sento soltanto le lacrime correre sul mio viso. Vorrei alzare un braccio per asciugarmi, ma le mie braccia sono paralizzate, come per garantirmi il miglior assetto aerodinamico. E questo mi aiuta a correre come un bolide. Sfreccio. Sfreccio e con la testa lievemente inclinata in avanti scavo nell'aria un corridoio ideale. La strada a quest'ora è quasi deserta, vedo soltanto qualche automobile percorrerla in senso contrario al mio. Io saluto gli automobilisti e loro mi rivolgono dei cenni amichevoli. Sto entrando in una foresta. Ho abbandonato la strada perché faceva una curva e io sono costretto a seguire questa linea retta. Salgo per una collina, poi discendo in una valle. Non riesco più a pensare a niente. Guardo soltanto il paesaggio. La mia preoccupazione principale in questo momento sono gli alberi. Quando si corre così veloce, gli alberi diventano pericolosi. Cala la notte. Io attraverso un paese sconosciuto e poi una nuova città, anch'essa sconosciuta. La gente dorme a quest'ora. E ne
nessuno sa che io sono il solo essere vivente a correre nella notte. O piuttosto nel buio, perché le luci dell'ultima città sono scomparse dietro di me e io non vedo più nulla davanti a me. I sassi, gli alberi li evito all'ultimo momento grazie al mio istinto, ma talvolta gli uccelli notturni mi sbattono contro. Conto le mie ferite, devo aver già ucciso un certo numero di uccelli e anche creature più grandi che ho schiacciato senza volerlo. Sempre più spesso sento delle urla selvagge, delle grida di dolore. E infine l'alba. Io sono soltanto una ferita che corre. Dietro di me una sottile traccia di sangue. Davanti a me c'è una catena di montagne. L'aria è fredda, sta per piovere. Bene. La pioggia laverà le mie ferite. Dietro queste montagne che salgo correndo c'è il mare. E si sa, il mare bisogna sempre entrare. Guardatevi. Come vi piace mangiare della carne? Maiale. Vitello. Pesce. Tutto è buono per il vostro corpo di carne. Noi non siamo altro che carne che digerisce carne. Viviamo in un universo di carne. Non ho alcun dubbio su questo. Tutto è carne. Quando è la prima volta che mi sono reso conto che comprare della carne era il mio unico vero piacere? Già da bambino amavo guardare le vetrine delle macellerie. E la vista della carne cruda ancora fresca ha fatto esplodere in me i miei primi orgasmi. Io per tutta la vita non ho fatto altro che acquistare carne. Gli intestini e le orecchie di maiale, il cervello di bue, il fegato di merluzzo, le code di scampi, la lingua affumicata di pecora, la zuppa di pupilla di vipera. Che delizia! Io sono diventato un prigioniero appassionato di carne. Io perfino quando sono sazio, conservo nella mia bocca un pezzo di carne cruda ancora fresca. E lo mastico all'infinito senza deglutire. E se per caso mi capita di inghiottirlo per errore, mi pervade subito una profonda solitudine. Quando è la prima volta che, mangiando un hamburger spiaccicato sul tavolo, ho addentato lo stesso tavolo? Deve essere successo poco tempo dopo la notte in cui mia moglie è scappata in modo inspiegabile. E lo shock di questa storia confusa mi ha avvicinato alla cosiddetta natura inorganica. Io ad un tratto ho capito che ero circondato dalla carne e che tutto ciò che possiamo toccare non sono altro che le membrane di uno stomaco gigantesco che ci contiene. E ho assaggiato.
ho assaggiato il legno del mio tavolo, il cuoio delle mie valigie, l'argento delle mie stoviglie, il vetro delle mie finestre. E in una notte di estasi rivelatrice io mi sono imbottito della metà dei miei libri. E ve lo giuro, tutto è carne. Qual è la definizione di uomo, mi dite? L'uomo è un pezzo di carne. L'uomo è un pezzo di carne che divora tutta la carne che cresce intorno a lui. Ecco la definizione di uomo. E la definizione di carne, allora? Io sono un pezzo di carne che pensa alla carne che mi circonda. E la felicità in questo mondo è che ogni tipo di carne ha il suo gusto e il suo profumo. Io non posso dirvi che rapporto intimo ho avuto con me stesso la prima volta che ho assaggiato la mia stessa carne, anche se è stato il gusto del mio cuore che mi ha fatto tuffare intimamente dentro me stesso. Io da allora non ho più bisogno di nessun tipo di carne estranea alla mia. La mia lingua mi basta. Al momento il mio scopo è di penetrare fin dentro le mie viscere, è di vivere rinchiuso nella carcassa delle mie papille gustative. Io sono diventato un perfetto perpetuo mobile. Io sono capace di mangiare la mia stessa carne senza escretare niente. E nutrendomi della mia stessa carne, io mi carico dell'energia di cui ho bisogno per mangiare la mia stessa carne che poi ricresce sempre, subito dopo che l'ho mangiata. Il momento più affascinante di questo festino è quando mordicchio i bordi del mio cervello. Nulla cresce più velocemente nella mia bocca, che mi circonda come la buccia di una mela a forma di piaga aperta. E io ho persino paura che a causa della forza di rigenerazione del mio cervello abbia iniziato ad ingrassare. Vorreste sapere da dove proviene questo desiderio di affondare i miei denti negli strati più profondi del mio cervello? Francamente non ho più risposta. Forse c'è qualcosa che mi attira nel cuore stesso del mio cervello e dove voglio affondare i denti, ma sfortunatamente cresce più velocemente di quanto io lo mangi. E i suoi strati di protezione si gonfiano mentre li divoro. E ho sempre la sensazione di essere respinta da una forza di cui ignoro l'origine. Ed eccomi qua, nascosta nella mia camera. Una sfera gigantesca, avvolta da una bocca che forma un tutt'uno con le pareti della mia stanza. Ancora un po' e senza dubbio questa stanza esploderà a causa del mio cervello che ormai è gonfio come una pasta che lievita. E io sento già il soffitto scricchiolare e
mi sembra di sentire i vicini del piano di sopra che stanno correndo in fretta le scale dell'edificio. E io scavo sempre più velocemente nella materia periferica del mio cervello e debordiamo dalle finestre, dalle porte dell'edificio. E mi sembra di sentire le grida delle persone che stanno evacuando tutto il quartiere. E tutto questo è veramente strano. Perché io ho sempre pensato di essere una persona così calma, così amabile, e di avere un'inclinazione più marcata verso la discrezione e la solitudine, piuttosto per... Nessuno che possa aiutarmi. Non c'è proprio nessuno che possa fermare tutto questo. Mi lascio turbare dalle voci che corrono ultimamente in città. Si dice che i cerchi nascondano una trappola e che vi si entri per non uscirne più. Si dice anche che la maggior parte dei cerchi smetta di rispondere al controllo dell'essere umano. Si dice che chi è dentro al proprio cerchio da 10-20 anni in realtà non sappia più come riaprire la propria gabbia. Si dice anche che non ne uscirà mai. Tutto comincia un bel mattino di primavera, preferibilmente un lunedì. Lei si sveglia di soprassalto con un fortissimo dolore alle tempie e per diversi minuti non capisce cosa le stia succedendo. Poi si rende conto che è stato proprio il silenzio della città a svegliarla. Guarda la sveglia, strano, sono le 6:32 e la signora Cantonelli non è uscita a portare a passeggio il cane. Il camion frigorifero non si è fermato davanti alla macelleria. Il signor Mattarazzo, il sassofonista, non ha iniziato i suoi esercizi musicali mattutini. Alle 8 in punto, quando esce di casa per andare a lavoro, il suo sguardo è attratto da almeno due anomalie. Uno, la porta dell'appartamento della proprietaria è socchiusa. Due, i guanti della signora Cantonelli sono buttati per terra, uno al secondo piano e l'altro al piano terra. Nella strada non c'è nessuno. Lei si dirige verso la fermata dell'autobus e scopre sparsi sul marciapiede una valigia, una scarpa da donna, due pantofole, un ombrello, un paio di occhiali rotti, il sassofono del signor Mattarazzo e un collare per cani, ma non quello di piccolino, il barboncino della signora Cantonelli. Anche lì, alla fermata dell'autobus, non c'è nessuno. Lei attende per una trentina buona di minuti e poi l'autobus non si vede e, poiché lei è un impiegato disciplinato e puntuale, decide allora che andrà in ufficio a piedi. Ed è proprio allora, mentre attraversa a piedi tutta la città, che le sorpresa la stranezza di questa giornata. Tutte le strade sono deserte.
Tutte le auto sono abbandonate come se i loro occupanti avessero bruscamente frenato e fossero corsi a nascondersi da qualche parte. Quanto ai palazzi, la maggioranza delle porte e delle finestre sono spalancate, ma nessun suono proviene dall'interno. Nessun gesto tradisce una qualunque presenza umana. Le strade sono piene di oggetti buttati in fretta e furia, come se fossero stati di ingombro alla massa impazzita di gente in fuga. Centinaia di ombrelli, cappelli, borsette, bastoni, cappotti, cestini, soprani, carrozzine capovolte, specchi rotti. Alla società per cui lavora! Ancora nessuno. Lei sale al quinto piano dove si trova il suo ufficio. Entra, attende che avvenga qualcosa. Ma non succede niente. Il suo capo non la chiama, le segretarie non arrivano. All'inizio lei cerca di lavorare per un pochino sui suoi dossier, ma il silenzio le rode i nervi. Allora prende il coraggio a quattro mani e fa il giro di tutti gli uffici. Ovvio non c'è un cane. Non un cane, soltanto dossier, talvolta dossier molto importanti, buttati per terra. All'inizio lei si rifiuta di lasciarsi intimidire dall'evidenza di questa situazione assurda e si dedica coscienziosamente ai suoi doveri fino alle 12, poi esce come sempre per pranzare nel suo bar preferito. Il bar è vuoto, come pure gli uffici e tutti gli altri bar della città, ma lei si siede ugualmente al suo tavolo, contemplando la strada deserta, cercando di concentrarsi. Si tratta di uno di quegli incubi collettivi da cui soltanto lei è riuscito a scappare? Oppure una monumentale farsa, un complotto che aizza tutta la città contro di lei. Siccome ha fame, passa dietro il bancone per farsi un panino, prende anche una birra, mangia tranquillamente, lascia 30 franchi alla cassa e poi ritorna in ufficio, ostinato, deciso a rifiutare questo gioco privo di senso, e prosegue il suo lavoro fino alle 5 del pomeriggio. Intanto gli ascensori sono immobili, nessun passo risuona nei corridoi, il suo telefono non squilla. Le macchine da scrivere? Mute. È soltanto dopo, nel pomeriggio, sulla strada del ritorno, che lei comincia davvero a preoccuparsi. La città è completamente abbandonata. Non c'è neppure un uccello nel cielo, non un gatto, non un cane, non un ratto, gli animali. Gli insetti sono scomparsi insieme agli uomini. Spira dalla sua fisicità, l'aria è appesantita dal silenzio, perfino gli alberi hanno qualcosa di gelido, come se avessero voluto sradicarsi dal suolo per scappare insieme agli uomini, ma un tacito rimprovero della terra li avesse paralizzati. Rientra in casa correndo, bussa alla porta socchiusa della proprietaria, nessuno risponde, allora lei decide di entrare, la signora Cantonelli non c'è, poi bussa all'appartamento del signor Mattarazzo, ma nessuno risponde perché l'appartamento del signor Mattarazzo è anch'esso vuoto, bussa a tutte le porte, entra in tutti gli appartamenti del palazzo, entra in tutti i palazzi della strada, da nessuna parte nessuno, i negozi, i bar, le panetterie, le edicole sono tutti chiusi, il sole sta per tramontare e una paura atroce la pervade. Si parla in casa, la luce funziona ancora, quindi lei accende tutte le lampade dell'appartamento, accende la radio, la televisione, ma non c'è niente da sentire, niente da vedere, il telefono sembra funzionare, allora lei compone il numero del suo migliore amico, ma nessuno risponde dall'altra parte. Compone decine e decine di numeri, ma nessuno risponde alle sue telefonate. Non riesce a chiudere l'occhio per tutta la notte. Decide di aspettare, seduto su una sedia, davanti alla porta, ascoltando il silenzio. Giorni seguenti lei capisce che non c'è niente da fare. Lei è solo nella città. Adesso bisogna organizzarsi. L'odore di cibo andato a male sta diventando insopportabile. E comincia dalle grandi pulizie. Da prima, nella sua strada, mette dentro dei grossi sacchi di plastica tutto ciò che rischia di marcire. Chiude tutte le porte e tutte le finestre della città, questo le occupa più o meno dei mesi. Poi raccoglie tutti gli oggetti abbandonati e li classifica per categorie. Poi in circa 3 anni chiude
tutte le porte, tutte le finestre, pulisce tutte le strade della città, parcheggia correttamente tutte le auto lungo i marciapiedi. Adesso lei non ha più paura a lavorare in città. Anzi, è ben contento di constatare che piano piano l'ordine è tornato a regnare. Sì, ha ancora qualche problema con i due o tre incendi scoppiati il giorno dell'abbandono. Una pompa di benzina che dura per mesi e mesi, per 3 anni non si può più avvicinare all'istituto di ricerche chimiche. E deve anche fare fronte a qualche grave inondazione. A un certo punto addirittura inorridito al pensiero di perdere tutta l'acqua potabile della città, ma poi... il tempo passa e lei si abitua alla sua nuova realtà. Finalmente lei è un uomo libero. Finalmente lei è un uomo onnipotente. Ha accesso a tutti i segreti della città. Passa il weekend nelle case dei suoi superiori, che non l'hanno mai invitata da loro. Fruga le loro carte, cerca i loro vizi segreti, i loro cassetti nascosti, legge le loro lettere, fa esplodere le porte delle loro cassaforti. E in settimana cerca tutti quei luoghi che riportano la scritta proibito, oppure pericolo, o vietato l'ingresso, tipo la caserma della polizia, quella dell'esercito, quella dei pompieri, la sala di smistamento delle poste, i cavò delle banche, il convento di clausura delle carmelitane, il reparto di ginecologia dell'ospedale, le catacombe, le prigioni, le cantine private. Per mantenere un certo legame con il passato e con se stesso, si scrive delle lettere, che lei stesso mette la sera nella buca delle lettere per avere la sorpresa di trovarle il mattino successivo. Ogni 2 settimane va a fare visita a sua madre assente, senza mai dimenticare di portarle un dolce. E per mantenere un certo contatto con quella che lei chiama la realtà, tutti i giorni dopo colazione legge un giornale. E nella biblioteca di quartiere ha trovato una vecchia collezione di giornali degli anni 50. Per avere di che campare continua ad andare in ufficio. E alla fine del mese procede al prelievo dello stipendio, che considera accreditato presso una banca qualsiasi, in generale la più vicina, ma talvolta non può fare a meno di rompere qualche vetro. Le capita persino di girare in auto per le vie della città giorno e notte ridendo, oppure di urlare a perdichiamo parole prive di senso. Ma se una casa le fa paura, lei la condanna subito a morte, coprendo porte e finestre con delle assi. E quando va a visitare la galleria d'arte, sempre più spesso le capita di imbattersi in tele che risvegliano in lei ricordi dolorosi. Allora le giudica e le butta per un po' in prigione. Infatti adesso tutte le celle individuali sono piene di quadri che lei considera pericolosi per la salute morale della città. Nel parco municipale ha cominciato dei grandi lavori. Vuole tagliare a metà con un largo viale che porterà il suo nome. E ogni anno, per celebrare l'anniversario della sua solitudine, organizza dei piccoli fuochi d'artificio. Poi una notte, un telefono squilla nell'appartamento a fianco al suo. Lei salta su dal letto, corre come un matto, solleva il ricevitore appena in tempo per sentire che dall'altra parte del filo hanno già riattaccato. Adesso lei non vuole più pensare a niente, non vuole più trarre alcuna conclusione, d'altronde è stata proprio questa disciplina autocensoria a tenerla in vita per tanti anni. Da quando i telefoni squillano sempre più spesso nella città, quel sorriso bestiale non abbandona più il suo viso, no? Li sente dappertutto, nel palazzo di fronte, nel bar dove va a prendere un caffè a mezzogiorno, nella biblioteca dove si procura una nuova collezione di giornali usati, e non risponde mai al telefono, eh? No, sa che è inutile, sa che l'altro è sempre più veloce di lei. Il sorriso è difficile da portare su un viso pesante, ma non è un'altra scelta. È la sua unica risposta a tutte queste telefonate che non cessano più di assediarla. Cammina per i viali della città come un re e i telefoni squillano, la assillano da tutte le strade
da tutte le case, dalle cabine telefoniche sul marciapiede, come se il suo passaggio facesse scattare ovunque un numero segreto di richiesta d'aiuto. Non dorme più come prima, nelle case delle persone celebri, nelle dimore degli uomini ricchi, negli hotel lussuosi della città, no. Non ha neanche più voglia di tornare a casa, preferisce trascinarsi nei pressi dei grandi stadi, delle stazioni o degli edifici pubblici. D'inverno dorme sotto un ponte davanti al portale di una chiesa in una grande portineria, ma d'estate no, meglio sulle panchine, nei parchi o lungo i marciapiedi. Ed è lì che, per puro caso, ha cominciato a mendicare. A mendicare. Lei si è addormentato una notte con il cappello abbandonato ai suoi piedi. La mattina si è svegliato e il cappello era pieno di monete. La storia si ripete. La storia si ripete, tutte le notti lei si addormenta con il cappello abbandonato ai suoi piedi e tutte le mattine quando si sveglia il suo cappello c'è sempre qualcosa. Nonostante la città resti impietosamente deserta, the love of the goddess be forever in your heart. Mary.